Merda! Mannaggia! Ma mi hanno visto? Mi hanno visto! Ouch! Ah! Ok! Ma coglione! Ma coglione! Che sono io, non lui! Ora adesso devo prendere dei danni a caso così. Ole! Minchia. Non avevo neanche acceso il gioco e non mi ricordavo di aver staccato qua. Cazzo. Allora, con calma. Con calma. Intanto fatemi vedere se qua è tutto a posto. Prova. Credo sia tutto a posto. Ok. Ricominciamo. Ricominciamo. Ma tipo... Posso fargli un super attacco della vita? Così? Beh, bastardo, però non viene fino a qua. Dite che mi hanno visto? Forse no. Ciao Sodir, come stai? Ma mi hanno visto? Con quale visuale? Ma no! Cosa? Mi hanno lanciato una puzzetta! Ma... No, cioè... Allora... Con calma, non va bene così, non va bene, riposati, subito. No! È arrivato mio fratello e ora metto a posto camera. E l'hai fatta colazione? Cazzo! Ok, certo, io devo un attimo ricordarmi che questo gioco... è molto punitivo e non posso permettermi di fare il coglione. Ok, la mia domanda è... Ok. Spara! Bastardo. Ecco, volevo sapere proprio quello... Ah, non mi ha attaccato mentre... La mia domanda era, mentre io faccio le animazioni di attacco, le finisher, ecco, loro possono attaccarmi o sono invulnerabili? Niente colazione, lei invece? Io no, ho preso un caffè, anzi quasi che adesso me ne vado a fare un altro. Allora, io sono qui più che altro per esplorazione, perché ieri è andata piuttosto male questa parte. E quindi devo ecco, riprendermi un attimo. Ad esempio, io credo che quello che devo fare fuori per primo sia questo. Sì. Ok. Ma... Ok. Dovrebbe essercene un altro di quelli che...
Ah, minchia, da quali distanze incredibili, però riesco ad aspirapolverare tutto. Ok. Io mi ricordo che ce n'era un altro di questi qua che ho Assassin's Creed dato. Un oggetto che ieri non ho raccolto. Confetto di Aco. È una di quelle caramelline dure che... Confetto preparato al tempio Senpu. Senpou. Intriso dalla benedizione di Aco, aumenta danni inflitti e vitalità e postura. Se lo si morde, si assume la posizione Aco. Questi spiriti incarnano il karma in eccesso. Mordi con forza il confetto e sopportane le conseguenze. Ciao, Caos! Si vede? Beh, dice che dovrei giocarlo più stealth questo gioco, Caos. In realtà lo sto giocando alla Ghost of Tsushima. Per come lo gioco io, Ghost of Tsushima. Cioè, mi butto e faccio i disastri. Mi scusi? Dove sta attaccando il mio personaggio? Aia! Ma... Pezzo di merda. Se giochi stealth, l'esplorazione è fesseria. Ok, e quindi? E quindi come lo dovrei giocare? Aggressivo? Come lo sto giocando adesso? Sotto! Guarda come brucia! Cosa? Ma allora non mi prendeva il target, ragazzi. Voglio solo dire a questo, YouTube. Ma... Oh no. Oh no! Cosa? Vabbè, le telecamere sono sempre rimaste uguali. No, non mi si arrà! Ah, non mi si arrampica, amici! Sì, effettivamente sì. E sono anche sordi. Lo devi giocare come ti pare piace. Tanto il complicato sono i boss. Oppure le orde di nemici. Come ti diverti di più? Allora così. Io mi diverto così, ragazzi. Andando alla brutto dio su qualsiasi nemico. Ma allora! Non ho colpito neanche il cane, ma che cazzo. R1 smash, R1 smash. Devo ammettere che se hai il target qua ogni tanto fa un po' il cazzo che vuole il gioco. Allora, il cane. Via. Wow! Calma. Ah, tu muori. Perché potresti essere pericoloso. Poi. Mi ciuccio. Una compressa adesso, eh? Ancora, quanti siete? Oh! Sono contro un muro. Aia. Aia. Tirati su. Cazzo. Lo devi giocare al fine di morire e rendermi felice. Fottiti. La sua barba barbuta non è più barbuta a quanto pare. Ho le orde se ti chiudi. Allora, aspettate un momento. Mi ciuccio una di queste. Non è che cura così tanto, eh. Però. Ah, minchia, questo è uno di quelli col martello. Ma! Maleducato! Guarda te! Ok, quindi sono effettivamente vulnerabile quando... Minchia! Ci
Ce l'hai la poise, pezzo di merda. E olè. Easy. Easy. C'è gente qui. Non capisco se è fuori. Penso sia qui. Ecco perché è lo stealth è forte, ci sono nemici in ogni buco di culo. Eh beh, dai. Farmetto di ceramica, quello dovrei iniziare... Ceramica, pugliese, sono indubitato. Dovrei iniziare a utilizzarli gli oggetti, Solo che prima voglio imparare bene a combattere, voglio imparare a prendere bene i tempismi dei perri. E poi... No, non è vero, non lo giocherò mai con gli oggetti. Io mi conosco, io so che continuerò a giocarlo così alla Dartuglio. Come si dice con il buon Matte Brambi, la Dartuglio è l'unica opzione possibile disponibile in tutta la nostra vita. C'è un altro nemico, credo sia qua dietro nel vialetto. Buono. Mi vedi? Vai ubriaco! Ci credo che non vedono un cazzo, sono ubriachi marci. Sono tutti ubriachi, sono. Sì. Di nemici ce n'è tanti. Questo l'abbiamo visto. Cos'è quello scorcio che c'è lì dentro? Quello scraccio. Non ci posso entrare? Ok. Credo ci sia una... Una via. Devo prenderci bene sti cazzo di tempismi. Voglio imparare a fare i perri, cazzo. Vabbè, oddio. Vabbè, questo me lo sono dimenticato, ad esempio. Polvere rinfrescante, che è per i danni da fuoco, e questo l'abbiamo capito. Effettivamente sì, io qua ho corso e ho rushato di brutto, quindi magari mi sono perso qualcosina. Ok. Let's go. Let's e go. Qui c'è morto qualcuno. No, ancora vivo. Ammazzati, bastardi. Ehi. Sei cazzo. Uno shinobi. Se non sbaglio, prendi l'ascia. Shinobi dal tempio. E poi spaccagli la testa. Ti prego. Va bene. Ok, adesso vado a vedere accanto al fuoco, Ho modificato le informazioni streaming perché... Non c'era... Oddio! Non c'era il... La categoria gioco. A fianco al fuoco. Ah! Minchia, Chaos, ma te lo conosci a memoria, sto gioco? Una canna di ferro che sputa fuoco, adattabile alla protesi Shinobi per diventare uno strumento prostetico. Non è facile controllare i feroci occhi rossi con la sola forza. Un'arma con danni da fuoco, però, può servire a tenerli sotto controllo. Si dice che gli occhi rossi siano terrorizzati dal fuoco. Forse ho anche capito di che nemici sta parlando. Non c'è nient'altro? Dovevo, ragazzi, prendere un po' di danni. Era necessario. Origlia. Ehi, aprite! Aprite o guai a voi! Vi sento sussurrare lì dentro. Se non vi arrendete con le buone adesso, poi ve ne pentirete. Ehi, mi sentite? Ehi! Indizi di gameplay, quindi qua dentro ci sarà qualcuno. Là ci sono oggetti. Qui non mi posso arrampicare. Sì, invece. Voglio fargli l'assassin's creedata. Quindi era lui che parlava. Madonna, quanto lento.
Ma gli posso fare parry a questo qua? Domanda, chiedo per un amico. Pronto? Piano piano, perché non vorrei mai... Madonna, quanto grande sto posto, quanto grande sto posto. Deve essere i fattoni, assolutamente. Ah, confetto di Gok. Quanta roba, ragazzi, quanta roba. Confetto preparato dai cacciatori shinobi di Misenin. Intriso della benedizione di Gokan. Riduce i danni subiti alla postura, se lo si morde e si assume la posizione Gokan. Ah... Gli uomini... ok, perfetto, per la resistenza, via. Gli uomini Misenin conoscono bene le tecniche per uccidere gli shinobi. È un compito che richiede un forte legame tra mente e corpo. Non puoi fare perri sulle prese, ok. E questo è lo shortcut! Cazzo, GG! Molto bene, molto bene. Ottimo. Ottimo. Allora, prima cosa da fare è esplorare tutta la parte destra. Bruciamo questo tempio, capo. No, lascialo stare. Passa oltre. Ma se ci sono delle offerte, possiamo darle al Lord Giuso. Basta così. Non rubiamo al Buddha. Quante volte devo ripeterlo prima che ti entri in quella testa dura? Non ti arrabbiare con me, capo. Scusa se ho la testa così dura. Dada, Woody, Odo, Odo, quindi c'è un Buddha qua dentro, eh? Permesso. Ascia Shinobi della scimmia. Allora, aspetta, tu mi hai detto, le spazzate le puoi pararare... Ma non farlo. E gli affondi dopo scorpi. Cosa vuol dire? Dopo scopri? Allora, una pesante ascia di ferro nero usata dagli shinobi, adattabile alla protesi shinobi per diventare uno strumento prostetico. Oh. Faccio dei super attacchi caricati? Quest'ascia piuttosto rozza non è utile per tagliare quanto più per spezzare il bersaglio con il suo peso. Infatti, un tempo l'arma preferita dello shinobi noto come la scimmia balzante della forza andò persa insieme al suo braccio sinistro. Ciao Luna! Yeah! Abbiamo un sacco di oggetti adesso da mettere sul braccio. Yeah! Quindi... ma... senti, salve. A me piace giocare stealth ogni tanto, però questi sono veramente rincoglioniti. Cazzo, in Bloodborne ti vedevano da 2 chilometri. Le spazzate tecnicamente, se la pari con la deviazione dovresti bloccarla, però non farlo. Ok, sì, il gioco mi aveva suggerito di schivarla piuttosto. O di saltare. Invece l'affondo si può parriare. Come stai, Luna? Luna, 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 Luna. Ok, poi... qui non posso entrare. Ok, perfetto. Però... posso fare così. Così. Non cercare di muoverti o le tue ferite peggioreranno. No. Devo andare... c'è un cacciatore di shinobi tra i banditi. Estremamente abile. Se non lo affronto... Te lo proibisco. Non sei in condizione. Ci vado me. Sodir, mi piace vedere che, capire che sei da telefono. Affondo uguale, ma dopo ci sta un trucco. Non lo conosco. Scusi? Vorrei entrare, posso? Vorrei vedere chi siete. Non me lo permettete? Oh, Madonna, santissima. Ok, non posso entrare, a quanto pare. Chi sei?
Non sono un ladro. Tu sei al servizio del giovane signore. Oh, grazie al cielo. Onorevole Shinobi, quei luridi banditi cercavano il giovane signore. Hanno già scalato il colle e dato fuoco alla tenuta. Il giovane signore sembrava non avere via di fuga. Ti scongiuro, Shinobi. Salva il giovane signore. Ti affido questo. Polvere antidoto. Un potente antidoto preparato dal clan della Forra. Cura l'alterazione di stato veleno e ne aumenta temporaneamente la resistenza. Nella Forra ci sono depositi di magnetite, ma il luogo è pericolosamente tossico. La polvere antidoto è essenziale per chi vuole estrarre il minerale. Prego che sia d'aiuto. Lo farò. Ha detto grazie? Non posso parlare con codesta gente? No? Sei lo shinobi del giovane signore? Sì. E a cosa servi? Quando le cose sono precipitate, tu eri sparito. Aspetta, dimmi che non sei stato tu a condurli qui. Hanno scelto il momento perfetto per attaccare. Normalmente quei banditi non avrebbero avuto chance. Sì, sei stato tu per forza. Muori. Muori, traditore. Ma che cazzo? Sei... lo scino? Sì. Dimmi che non hanno... Sì. Ma coglione! Ciao! Ho letto Sekiro e sbaglio... O sbaglio? Ciao, ciao Yushi! Sì, sì, hai letto bene, ma già ieri sera, Già ieri sera eravamo qui. Ti sei perso un sacco di scene divertenti. Per fortuna che carico tutto su YouTube, quindi... Ti puoi recuperare anche la live di ieri. Come stai, Yushi? Allora, ok, ora voglio andare ad esplorare la parte sinistra. Bestia, che qua... Tu! Ok, lì lo shortcut l'abbiamo aperto. Qui ci saranno nemici? Ma che cazzo date da mangiare a sti galli? È l'alligalli questo? Mio Dio, ma sono struzzi! Minchia! A parte che sono fatti benissimo. Non droppano. Pensavo droppassero robe come le carpe. Ebbene, me la andrò a riguardare. Tutto bene, grazie. Ho raggiunto la R50 su Genshin, quindi devo farmare violentemente. Come ti stai trovando con Sekiro? Mi sto divertendo un sacco, ok? Infatti è stata la prima cosa che ho pensato stamattina... svegliarmi e andare a giocare a Sekiro. Ovviamente portandolo in live. Non farò nulla, nulla senza portare in live su questo gioco. Ok. Esplora. Porca troia. A terra? Ma porca. No vabbè. Raga, sono fatti veramente bene. Sono bellissimi questi polli. Peccato che non droppano niente. Galli, non polli. Confetto di ungo. Gli oggetti consumabili dovrei iniziare veramente ad usarli. Sei divertentissimo fino al boss che mi sta sui coglioni. Appena lo superi penso sia ancora più divertente. Non farti prendere che ti sciottano, la madonna. Ma sono veramente i polli di Outward. Quelli polli alfa. Galli. Cazzo, perché polli ce li ho questi galli? Voglio salire lì sopra. Infatti. Oh mio Dio, cos'è successo? Oddio, santissimo, che paura. Immaginavo di dover salire su un tetto. Borsa contenente una piccola quantità di sen. Ha un peso soddisfacente. Si può usare per ottenere i sen che contiene. I sen in questa borsa non andranno perduti se muori. Ok, ma... scusatemi, scusate. Ok, ho 1091 sen. A questo punto, visto che la zona più o meno la conosco, mi conviene tornare un attimo al tempio, per dire, no? Mi conviene, ragazzi?
Vero, sono molto forti. Io mi divertivo tantissimo a volare a casa ovunque col rampino. Poi il protagonista è pure bellino. Oh, ok. Ma perché effettivamente io adesso non so ancora bene che farci. Ad esempio, io con tutti sti segni, ne ho 1091, no? Migliora attributi fisici. Ok, non ho i grani. Ok. Torniamo un attimo al tempio in rovina. Come procede su Sekiro Boss? Direi benino? Credo, non lo so. Come stai, cazzo? Dintorni di Ashina. Oh, parliamo con Emma. Ciao bellissima, come stai? Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Non ho semi di zucca, Quindi proviamo non però. è una voglia. Allora, Aspetta, significa che parliamo compare su chi ha ricevuto il retaggio del drago. O forse è un segno premonitore. Addio. prima. Io dico che ho una voglia, non ti dico di cosa però. Che cos'è? Vedo che il tuo senso della battaglia è tornato. Sei più shinobi di prima. Fosse anche solo di poco. Tieni. Testo esoterico Shinobi. Un libro di segreti che descrive una serie di tecniche usate dagli Shinobi e permette di apprendere le abilità stile Shinobi. Il testo nasconde i più profondi segreti delle arti Shinobi, come gli attacchi eseguiti in volo e l'occultamento del corpo per eludere gli occhi del nemico. Ok, sono mosse che mai potrebbero essere eseguite da un samurai. Di cosa si tratta? Al suo interno troverai tecniche di combattimento che non possono essere usate da un samurai. Sta a te decidere se usarle o meno. Gli shinobi non sono gli unici ad avere le loro tecniche di combattimento. Ma non possono per il codice d'onore? È questo che mi chiedo. Possedere un testo esoterico ti permette di sbloccare le abilità di quello stile dal menu idolo dello scultore. Sconfiggi i nemici per acquisire esperienza e abilità. Con abbastanza esperienza otterrai un punto abilità. Ulteriori abilità si possono acquisire da oggetti o nemici sconfitti. Sì. Sei tornato. È No. stato un sogno o era realtà? È stato un sogno o è successo veramente? Non ne ho idea. C'è una cosa che ti posso dire. Il grande Buddha ha deciso di risvegliare alcuni tuoi vecchi ricordi. Ciò che hai sentito, che hai ricordato, dipende tutto da quello. Non so se quello che ho visto sia accaduto veramente. Nessuno può dirlo. Perché io ho perso la memoria. Il tempo è distorto? Ma allora, modifica adatta uno strumento. Ah, mo ci divertiamo, mo ci divertiamo. Ok. La Cazzo. protesi Shinobi, vedo che ti ci sei abituato. Tieni, Nì, non l'ho ancora usata, esperti. penso. Qui scrive succo di limone e aceto di vino uguale in quantità. Allora, un libro di segreti che descrive una serie di tecniche per la protesi Shinobi permette di apprendere l'abilità dello stile prostetico. Scritto da una mano che ha abbandonato la via degli Shinobi, ma che non ha voluto sprecare il suo tempo, il suo lungo lavoro di ricerca. Mai si sarebbe aspettato di trasmettere a qualcun altro il suo Di sapere. cosa si tratta? Contiene modi per mordere il nemico con quella tua zanna. In altre parole, tecniche di combattimento per la tua protesi. Capisco. Pensavo che mai più sarebbero servite quelle tecniche per la protesi, ma mi sbagliavo. Hai visto quanto sei Qualunque stronzo? cosa io faccia, ogni Buddha che scolpisco è un tale è il destino. Capirai quando dunque ti serve. Avevamo già parlato di ciò. Allora sarà per un'altra volta. Ti ospiterò quando vuoi. Mi piace questo personaggio, eh.
Allora, quindi triangolo. Lo so, probabilmente sono sprecati, ma devo provarli. Non posso usarli qua, beh. Ok. Cioè, minchia, veramente? Cioè, lanciare uno shuriken mi consuma. Mamma mia. Ok, lo dovevo fare, ragazzi, lo dovevo fare. E poi? Posso fare qualcos'altro? Con tutti i sen che ho? Acquisire l'abilità. Il menu acquisisce abilità è stato sbloccato nel menu dell'idolo dello scultore. In questo menu puoi imparare nuove abilità spendendo i punti abilità. Acquisisce abilità? Oh no. Sono proiettili d'argento. Ah, ok. Vediamo. Puoi imparare nuove abilità spendendo punti abilità nelle nuove abilità. Per imparare nuovi stili di combattimento, raccogli testi esoterici. Ci sono tre tipi diversi di abilità: arti di combattimento, arti marziali shinobi e abilità latenti. Le arti di combattimento si usano assegnandole nel menu equipaggiamento, mentre le arti marziali shinobi e le abilità latenti sono sempre attive, sono passive. Arti shinobi, arti prostetiche. Oddio. Fendente turbine. Minchia, qua ragazzi c'è da diventare scemi. Assolutamente il Mikiri. Contromossa Mikiri. Acquisisci l'arte marziale della Shinoa. Contromossa Mikiri, che permette di rispondere agli affondi nemici. Devo spostare la cam, che palle. Scusate un secondo. Anzi, facciamo così. La disattivo un attimo. Ecco. Che permette di rispondere agli affondi nemici fermando la lama dell'avversario col piede e infliggendo gravi danni alla postura. Intercettare un affondo veloce è quasi impossibile, ma non per l'occhio allenato di uno shinobi. Compro? Vuoi contromossa Mikiri? Ok. Quindi questo costa 1, questo 1, questo 2. Poi? Ma come lo utilizzo? Ah. Appresa. Tondo. A tempo con affondo nemico. Contromossa Mikiri. Blocca l'arma del nemico con il piede per neutralizzare la spinta e danneggiare gravemente la postura. Insomma, il deflect, ma con il cerchio. Ah, gli scatti in faccia e fa quello che vedi nella pergamena. Cazzo! Solo con gli affondi, però. Ok. Ho due punti abilità. Che ci faccio? Acquisisci l'arte di combattimento Fendente Turbine. È un attacco roteante che può colpire diversi nemici insieme. Il colpo di taglio e la rotazione si possono squarciare diversi nemici e infliggere danni anche quando sono in guardia. Se i nemici ti circondano, questa tecnica ti apre la strada per la vittoria. E non è male anche questo, eh. Devi prendere il momento esatto, però. Troppo presto e troppo tardi ti pigli un botto di danno. Giustamente. Il Perry ha le sue peculiarità, ragazzi. L1 più R1 Fendente Turbine. È un'arte di combattimento eseguita. E non è male neanche questo, ragazzi. Ma mi consuma oggetti? È una tecnica, è un'abilità. Vabbè, io lo prenderei. Non mi sembra una brutta idea. Ma Yushi! Questo. Acquisisci l'arte Shinobi corsa e scivolata. Scivola durante lo scatto e resta accovacciato. Carino. Scatta e scivola al riparo o dove nessuno potrà vederti. Molto efficace per ingannare il nemico. Si tratta di stealth. Acquisisci deviazione a mezz'aria che consente di difendersi. Oh mio Dio! Questa tecnica può servire a impedire tali danni. Non è facile abbattere uno shinobi. Cazzo! Cazzo! Cazzo, questo sì. Allora, L1 a mezz'aria, guardia a mezz'aria, proteggere dagli attacchi a mezz'aria. L1
L1 quando l'attacco nemico va a segno mezz'aria, deviazione a mezz'aria, devi un attacco a mezz'aria. Minchia! Oh, io questo lo compro. Poi, quanti ne compro di emblemi spiritici? Esattamente, Chaos. Ok, pe penso di poter rimettere la telecamera. Cioè, io dovrei spendere 1091 emblemi soltanto per... cioè, 1091 sen soltanto per gli emblemi? Non li finirai mai, ma prendili a volontà. Quindi... Minchia, ma... Li compro tutti? Allora, vaffanculo. Boh. Le arti di combattimento sono speciali abilità offensive, basate su vari stili di combattimento. Vanno equipaggiate nel menu equipaggiamento prima dell'uso. E puoi impararle nel menu abilità o trovando dei testi esoterici. L1 più R1, usa arte di combattimento equipaggiata. Allenamento, contromossa, Mikiri. Menu equipaggiamento, arte di combattimento. Ora puoi assegnare arte di combattimento nel menu equipaggiamento. Puoi assegnare una sola arte di combattimento per volta. Fendente turbine. Ok. Quanta roba. Ok. Il Mikiri. Bello. Ok. Andiamo a fare una prova contro il tizio? Ah, sei tu. Se vuoi, puoi sfruttarmi per... Allenamento. Sarò io il tuo avversario. Dai, con la voce di... Del Supremo. Uno shinobi sa prevede, se, uno shinobi sa prevedere gli affondi nemici e contrastarli bloccando la lama dell'avversario con il piede. Questa mossa è nota come contromossa Mikiri. Se puoi infliggere più danni alla, e può infliggere più danni alla postura della deviazione. Usa la contromossa Mikiri per infliggere tre colpi mortali. Al momento giusto, contromossa Mikiri. Di nuovo. Ma è Di facile. nuovo. Esecuzione perfetta. Era. Ma era Torna facilitato quando qua. vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche, Perché sono a disposizione. ha un tempo veramente ridicolo di... Al momento la cassetta è vuota. Ma in realtà a me sembrava di averlo fatto veramente tanto in anticipo. Cioè, viaggia. E torniamo qui. Vabbè, anche il per la deviazione ieri mi è venuta al primo colpo. Il primo nemico. Se stanno attaccando e sei in scatto, entra. Oh mio Dio. Io lo facevo sempre un secondo troppo in anticipo e spesso non me lo prendeva. Ah, vabbè, può succedere. Oh no! Vabbè, tanto abbiamo aperto lo shortcut. Gaza, gaga, gagu, gaga, Ciuccio. Hop. Tararabundie. Tararabundie. Tararella la la. Uiii! Ciuccio, ciuccio! Ok.
Ah, no, anche questi respawnano. Vabbè, facciamo finta di niente. Questi li lasciamo stare e combattiamo soltanto quelli sulla via. Ok. Lui. Voglio. Lui, esatto. Scusi, ma lui è un po' più forte, direi. R1 Smash. Minchia, ci sono pure gli scudi. Sei già 100 volte. Ah, ma figurati, Yush. Allora. Non posso? Oh no! Dai! Ma coglione! Oh cazzo, li ha avvisati. Aia! Hai visto quanto sono bravo? Alterazione. Oh no, hanno diversi effetti negativi in battaglia. Prima che un'alterazione venga applicata completamente, comparirà una barra della resistenza. L'alterazione di stato si attiva quando la barra è piena. Esistono oggetti che limitano la barra della resistenza o che curano completamente le alterazioni. Ma a me mi ha bruciato? Sì. Pezzo di merda. Guarda come vado a fuoco. Ed è finita. Quindi va. Oh mio Dio! Ad esempio, se facessi così. Non gliene frega un cazzo. Ah! Sì. Immaginavo. Hai capito perché ti hanno fatto trovare l'ascia qua? Mica stronzi, eh? Ti ha cambiato la nazionalità. Allora, pensa che io nella zona più avanti sono morta 3000 volte perché non riuscivo a battere un nemico, giusto per farti capire quanto sono scarsa. È quello con la lancia? Le erano mancate le live, pezzettino di cacchina? Ma certo, assolutamente. Lo sai che io mi diverto un sacco a fare le live. Credo che comunque il massimo delle compresse che io possa utilizzare, possa avere come utilizzo sia 3. Non te lo spoilero, va bene, va bene. Piano piano senza farti un tumbaccano, eh. Vado di rampino. Ok, e a cosa è servito? Ah! Aspetta un attimo. C'è qualcosina. Zai! Salve. Non è andata come volevo, come ieri, ma. Wow! Contrastare gli affondi. Gli affondi non si possono bloccare ma possono essere deviati. Anche l'abilità contromossa Mikiri contrasta gli affondi, se ben eseguita, provocherà più danni alla postura rispetto a una normale deviazione. Porca puttana! È lui! Wow! Cacciatore di shinobi. Cazzo. Perché schivo indietro? I'm back, bitch! Esattamente. Caputtana! Troia. Aiuto divino. Quando muori perdi metà dell'esperienza, abilità e dei sen accumulati. Ma questo potrebbe non succedere. Qualche volta gli dei e Buddha potrebbero de decidere di aiutarti. La probabilità di ricevere un aiuto divino viene visualizzata nel menu di pausa. Opzioni. Apri il menu di pausa. Aiuto divino 30%. Ok.
Porco Giuda. Oh. Devo ucciderti per forza? Ok. Sono un minimo secondo che puoi fare contromosse in anticipo e sei morto. Ma io sono un cretino perché schivavo indietro. Cioè, schivare l'affondo di una lancia indietro non mi sembra una cosa molto intelligente. Scusi, eh. Sì, sì, Zaza. Che è Lupin. Sì, sì. Adesso facciamo le cose come vanno fatte. Oh, oh, oh. Ma che cazzo? Oh, minchia, sulle scale anche su Sekiro devono rompere i coglioni. Aspirapolveriamo tutto. Poi. Ma dai! Mazza, che botta! Ok, con calma, con calma. Che mi spavento, vaffanculo. Cioè, devono venire pure gli altri? Non bastava lui? Dai, vieni, 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 vieni. Ok, quello rimane là. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Porca troia. Oh mio Dio, sto morendo. No, mi ammazza se mi tocca ancora una volta. Coglione. Porca troia, oh. Hey, bitch! Perché schivo indietro? Perché schivo indietro? Puoi pulire la zona volendo e anche fargli una vita gratis. Sì, ho visto che si può andare nelle frasche. Lo steltone non esiste! Che cazzo è successo? Sembra che il fato non ti voglia ancora morto. E senza marcia, scultore, da qualche parte risuona una forte tosse ostinata. L'uomo che tossisce è intento a scolpire senza sosta statue di Buddha per non essere divorato da fiamme crescenti. Possedere questo oggetto riduce la probabilità di ricevere aiuto divino. E senza marcia, donna spaventata, da qualche parte risuona una forte tosse ostinata. Sono i rantoli di una vecchia donna in pensiero per il suo amato signore. Possedere questo oggetto riduce la probabilità di ricevere aiuto divino. Mal del drago.
La malattia nota come mal del drago si diffonde ogni volta che il possessore del potere del retaggio del drago muore. La resurrezione non causa il mal del drago, che può invece colpire quando il lupo muore veramente e più volte. La maggior quantità di essenza marcia posseduta. Ah, maggiore è la quantità di essenza marcia posseduta, minore le probabilità di ricevere un aiuto divino. Ok, e come si toglie? Qualcosa non va? Mal del drago. La stagnazione trabocca e si diffonde. Una malattia che col tempo porta alla morte. Di cosa parli? Non preoccuparti per me. Non sono normale, come vedi. Per me è difficile parlare Chazin! ora. Chiedi a Emma di tutto il resto. Ok. Emma, anche tu tossisci? Hai incontrato lo scultore di recente? Sì. Sì. Mostra. So solo quello che Dogen mi ha detto tempo fa. Il Ah, Dogen, retaggio del non drago Dolce. conferisce il potere della resurrezione, ma non è un potere qualsiasi. L'uso ripetuto porta alla stagnazione, che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca. Questo fa ammalare chi non possiede il potere. Lo chiamano mal del drago. Sapeva moltissimo al riguardo. Ma anche così non è riuscito a trovare una cura. Perdonami. C'è un modo per curare questo mal del drago? Non saprei, ma deve essere fermato. Non ne sono certa. Ma innanzitutto devo studiare le ricerche del mio mentore per cercare un modo. Grazie. Addio. Arrivederci. Va bene. Ovviamente, obiettivo di questa live è rompere il culo. Salve, sono tornato. Esatto, Luna, esatto. Non ci faccio niente di strano col Buddha. Non spoilerate, eh. Non spoilerate. Bastardi? Allora, puliamo la zona, dobbiamo rimanere io e quel fi... Merda, sto finendo le compresse? Sto finendo le compresse, ragazzi. Sotto! Oh! Tu non mi hai visto, eh? Tu non hai visto niente. Allora, vediamo se si può rushare la zona. Porca troia. Devo fare. Ma dai! Mi prendi per il culo. Qua non posso. Devo per forza ucciderli. Ho sbagliato tasto. Bravo Mauri. Ok. Tu hai deciso di intervenire? Che timing incredibile. Si stava girando, si stava facendo i cazzi suoi e ha preso il cazzo dietro. Sono solo di passaggio. Ciao, ma dai. Attento che si alza la pressione. Ma allora! Se vedi che vai in vacca totale. Che cosa? Sì, non usare. Ah, ok. Perché giustamente sono consumabile. Backstabu. Perché mentre uso il martello mi colpiscono sempre a te no? Perché lo uso prima che mi attacchino loro. Allora. Uno, due,
Salve. Ho sbagliato, ma va bene così. Voi non mi vede. Ah! Oh no! Vacca to mama. Ui! Me ne vado. È una questione di principio, pezzo di merda. Dai, dai, voglio... Oddio, questo... Questo è forte. Era. Dai! Ho sbagliato! Vabbè, non fa niente. Nah. Troppo presto. Ha colpito tutto dall'altra parte. Ha colpito tutto dall'altra parte. Dai, non diciamo le cazzate. Non diciamo le cazzate. Ha colpito. Ma solo perché sono stupido io, perché mi sto confondendo solo con i tasti. Orca troia! Tiè. Ma quello che mi chiedo io... Le compresse... Ho visto che un po' me le droppano ogni tanto, o sbaglio? Questi è meglio ucciderli, perché tanto ho già capito che... Non era mai un backstab, ma va bene così. Sotaio, vado! Ho sbagliato. Ok. Poi. Poi. Dov'è? Scusami. Ah, eccolo. Ah, non mi ha visto. Coglione!
Oddio! La uso. Yes. Nient'altro? Allora, se ti vede puoi tornare indietro e buttarti nel fiume in teoria, così lo fai stealth. Mai. Mai. Questo combattimento Sadda fa così. Fa due attacchi, Mauri, svegliati. Grani di Rosario! Guarda lo stealth, Simo! Mi sa che il mio secchio era rotto, mi notava pure di schiena quando ero silenziosissimo. L'abbiamo ucciso! Siamo pro player! Sfera Mibu degli averi. Io aggressivo passivo. Un pallone di carta pieno di acqua della sorgente, intrisa della benedizione della sorte. Se si fa scoppiare mentre si prega, si viene bagnato dall'acqua. Chi viene bagnato dall'acqua avrà maggiore possibilità di ottenere oggetti. Mibu significa acqua della vita. Sì. Oggetti nascosti dietro le porte, nulla. Gente morta. Oh! Yes. Riposa. Allora, quanti soldi ho io? $553. Aiuto divino 13%. E ok. Sto qui era tipo il chierico di bestie di Bloodborne. No, madonna santissima. Dai, non era. Tieni premuto. Ma adesso me lo fa il tutorial. Sodo! Salve. Che cazzo. Porco! Allora. Oh, ma perché non mi vengono gli attacchi quelli fighi dall'alto? La musica è comunque secondo me è da abbassare un po' perché... Chi? Chi? Cosa? Oh mio Dio! Uno per volta! Aia! Mio Dio! Allora... Con calma, parliamone! Con calma! Fuori uno! Fuori due. Fuori tre.
Glu glu. Ok. Easy. Con calma si fa tutto. Ci sono ancora gli arcieri, beh? Sì, guarda lì là. Arrivo, bitch! Oh, madonna. E dai! Volevo cadere! Perché non si è buttato? Perché non si è buttato, scusatemi, eh? È stata un po' una cacata. Pure su quello ho bestemmiato in NG Plus e l'ho fatto il first try. Hai visto? Vabbè, ma ad una certa prendi anche i tempismi. Olio. Semplice olio. Quando il vaso si rompe, l'olio ricopre tutto ciò che si trova nelle vicinanze. I nemici ricoperti d'olio sono suscettibili alle fiamme. Subiscono più danni alla vitalità degli attacchi di fuoco e sono più vulnerabili all'atterrazione di statuzione. Una mia compagna di classe un giorno, ogni giorno, ma che esercizio c'è da fare? Io che spiego perfettamente, oh, cioè in che senso? Ma come in che senso? Allora, oddio, c'è uno brutto brutto e cattivo. Mi farà metà vita di danno? Cosa cazzo sto guardando? Allora, Come si usavano già gli oggetti? Così. Preso? Mio Dio! Aia, che dolor! Cioè, non mi ha droppato nulla? Sei serio? Dov'è il bastardo? Scudi. Ok. Ciuccia tutto. Oggi sono passiva aggressiva, devo calmarmi. Stai calma, Yushi, eh? Se... Ma non scherzare. Ma tipo qua sotto. Là c'è un oggetto. Oh no, cos'è successo? Perché non posso più usare l'ascia? Ma... Oh mio Dio, aspetta un attimo, qua veramente il livello esplorativo è assurdo. Guarda là, che cazzo mi sto perdendo. Ma quindi... Swing, swing, swing! Unguento. Farmaco in polvere dagli effetti benefici, usato nel corso dei secoli dagli shinobi di Ashina. Infliggere alterazione di stato veleno all'utilizzatore, avvelenandoti in questo modo ogni altra forma di veleno diventa inefficace. Alcuni shinobi usano questa medicina anche per
Lascia costa 2 punti e tu... Ah, ecco perché. Infatti. Ci sono carpe? Cazzo se ci sono carpe. Sotto e... Non l'ho preso. Ah sì che l'ho preso. Bastardo! Droppami tutto. Grazie. Mazza, c'è una forza. C'è una corrente della Madonna, ma lui non si muove. Ok, lì c'è il nulla. Credo sia il nulla. Qua come posso risalire io? Aha. Questa è una zona che non ho esplorato, tra l'altro. Volevo salire tipo lì. Tipo, no? Qua è tutto in fiamme. Oddio, non la riconosco. Ah, sì, la conosco sta zona. Posso salire anche qui sopra? No? Però... Mi ricordo che c'era un oggetto dall'altra parte. Tipo, devo passare di qua? Là. Vabbè, fa niente. Lo raccoglieremo poi. Oppure devo fare tutto un altro giro. Un altro giro! Piano piano, piano molto piano. Posso curarmi una volta e do una compressa. E qua credo di essere arrivato alla fine. Fine del percorso? Sono arrivato al villaggio. Boss fight? Minchia che figata però. Aspetta, ma questo è il tizio che mi ha salvato. Padre. Sei tu, temo di aver commesso uno sbaglio. Forse inizio a pagare il prezzo del tempo. No, non ti curare delle mie ferite. Inutile. È troppo tardi. Lupo, prendi questa. Chiave del tempio nascosto. La chiave del tempio nascosto della tenuta irata, consegnata dal gufo. Il tempio è sul retro della tenuta. 2. Il signore è assoluto. Difendilo con la vita. Se verrà preso, riportalo indietro ad ogni costo. E il primo era il padre? Questa è la chiave del tempio segreto nel palazzo della tenuta. L'erede divino è lì. Passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, padre. Forse le rupi proprio qui fuori. Sì. Torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rupi. Entra dal retro, attraverso il cimitero. È la tua via d'accesso. Ho capito. Lupo, ricorda sempre il codice di ferro. Sì. Il signore è assoluto. Lupo, proteggi il tuo signore con la tua vita. Oh no. Padre. È morto. Vado alla mia sinistra e seguo la rupe. Se attraverso il cimitero, ci sarà una via verso la tenuta interna. Ci penso io, padre. Vado a sinistra. Però prima vediamo di non lasciare oggetti qui. Non credo, comunque. Il fuoco è troppo forte. Devo trovare un altro modo per passare. Colpendo qua. Oh. Porca puttana, vabbè. Ma volevo solo guardare. Oh!
cazzo! Io quando mangio troppo prosciutto crudo mi strozzo. Io invece quando mangio un melone accompagnato col prosciutto e mi strozzo con il succo del limone e del melone. Tipo, no? Sì, ma fammi. Va bene. Quindi mi stai dicendo che non posso. Ok. Molto bene. Mangio una compressa perché c'era bisogno. Posso. Oddio! No, non potevo. Ok, ma c'era tutta la parte di là che volevo vedere e non ci potrò mai più arrivare? È questo che mi stanno dicendo? Salve. Cosa? Qualcuno si è reso conto della mia presenza? Aha. Scommetto che ormai l'incendio alla tenuta è fuori controllo. Già, se qualcuno vuole uscire, potrà usare solo questa grotta. Non fate scappare neanche un ratto. Ordini di Lord Guzzo. Lo so, Guzzo. E non mi dispiace affatto. Odio i bastardi egoisti che si lasciano tutti alle spalle al primo segno di pericolo. Poi. Porca troia, quanti sono? Oh madonna. Ho visto il martellone. Wow. Allora. Quindi. Meno male che non c'è la stamina su sto gioco. Ok, posso usare. Perfetto. Ok. Poi direi di darmi una curetta perché non si sa mai. Poi. Ciuccio tutto. Poi. Ma non fa niente se mi ha colpito, ho sbagliato io il tempismo. E olè! Direi che l'area dovrebbe essere pulita adesso. Minchia, io pensavo fossero solo due, pensa. Oh. Stiamo calmi qui, eh. Salto a parete consecutivo. Quindi. Oh, la madonna. No. Fammi. Sono bravissimo. Minchia. Oh, c'è un. Un Buddha. Un idolo. Ok. Con la calma si fa tutto. Riposa. Aspetta un attimo. 990. Ma tipo, no? Scusami, eh. Acquista emblemi. Acquisisce abilità. Ne ho 3 punti. Migliora gli attributi fisici. Ok, non posso. Acquista. Non posso ancora, tipo, acquistare le compresse. E compriamo queste. Visto per non perderli. Andiamo a vedere dove ci porterà il viaggio! Ciao!
Cazzo, quanti sono? Oh, ora mi diverto. Mi hanno visto, credo, eh. Wow. Au! Zaza! Urea! Dai, qua. Ciao. E mo basta, eh! Quello mi pareva un Perry! Dai! Woo! Sotto io! Yes! Madonna. Ok, i combattimenti sono molto divertenti, non si può dire un cazzo, eh. Ciao Sodir! Mi stia bene. Ah, vediamo che c'è qua dentro. Sì, sono le classiche onomatopee da gioco giapponese, no? Sbaglio? Medicina per trattare le bruciature. Ok, sì, la conosciamo. Oh mio Dio, che paura! Null'altro? Aha! Coriandoli divini. Coriandoli con benedizioni divine che scacciano gli spettri. La carta è creata durante una cerimonia in cui la pasta viene stesa sottile usando acqua della sorgente. Così come gli dei benediscono le acque, allo stesso modo i coriandoli benediscono coloro su cui cadono, permettendo loro di colpire i nemici spettrali. Ah! Sento... Ciao. Beh, alla fine gli ho fatto backstab. Tutto sto bordello gli ho fatto backstab alla fine. Nemici spettrali? Stiamo scherzando? Ho letto bene? Cioè, è diventato Dark Souls 1? Quanto grande questa tenuta Ishime Shimushi? Qui? Là vedo un oggetto. La ricetta per la pizza, sì! Tocca il cimelio, no? Sto andando nella direzione giusta? Cazzo, sì. Dan 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 dan. Sì, sì. Chiamo pure rinforzi. Chiamali rinforzi, cazzo! Chiamali! Borsello leggero. Ok, vedo tanta gente là. Non mi hai visto, non dire cazzate. Oh oh! Aspetta un attimo. C'è uno che... C'è i passi pes... Quello è Honda di Street Fighter. Ciao. Com'è? Bravo, mi hai visto. Vieni, va. Andiamo a combattere nell'acqua.
l'ubriacone. Cazzo, che male! Non potevo schivare. Salve. Mi scusi, me ne vado. No, minchia, ma fa malissimo. Oh mio Dio, devo... Il sasso. Il sasso! Non sono riuscito a schivarlo per colpa del sasso. Ok, non posso... va bene, va bene, va bene. Non posso fare come su Bloodborne. Va bene, va bene. Ah. Aia. Minchia, ho appena sfiorato il fuoco, cazzo. Oh, di qua. Non posso fare come su Bloodborne. Oddio! Ho sbagliato. Riposa. Madonna santissima, mo ci vuole... Come si fa? Ah! Allora, karma dello shinobi che aumenta. Aspettate un secondo, devo togliere per forza la cam, se no non riesco a leggere. Allora, acquisisci l'abilità latente Karma dello Shinobi Corpo, che aumenta il numero di emblemi spiritici che puoi portare. Gli emblemi spiritici sono manifestazioni del rammarico che infestano un gran numero coloro che rimpiangono le proprie azioni malvagie. Uno shinobi che ha mietuto molte vittime deve portare il fardello di tali peccati. Ok. Corsa scivolata. Scivola durante lo scatto e resta accovacciato. Scatta e scivola al riparo dove nessuno potrà vederti. Molto efficace per ingannare il nemico. Acquisisce l'abilità latente ammazza presenze. Riduce la capacità di nemici di notare movimenti furtivi. La furtività è una delle doti primarie di uno shinobi, che io non utilizzo. Fendente inseguitore. Acquisisce l'arte marziale shinobi fendente inseguitore, che permette di accorciare le distanze dal nemico sferrando un attacco in avanti dopo aver usato uno strumento prostetico. Gli strumenti prostetici utilizzabili... Ok. Nel frattempo prenderei questo. E poi... questo. Per ora. Per ora, poi compra tutti gli emblemi. Perfetto. Ora, con tutta la calma, con la calma nel cuore, andiamo a uccidere quel Gesù di merda.
Ma... adesso io mi chiedo, ma è possibile non farsi notare da sta gente, sì? Questi mi seguiranno fino in capo al mondo? Ah, là c'è il ciccione. Oddio, è quello? Sei stato bravo ad arrivare fin qui. Sei uno shinobi valoroso per un errante. Devo proteggere il giovane signore Lord Kuro. Se fallissi, Lord Shin non mi perdonerebbe mai. Unisciti a me! Oh, madonna, no, madonna, lo sapevo! Ascoltami! Io mi chiamo Gensai Nogami! Ho lottato con gli Shin! Quando hanno preso questa terra! È assolutamente... Oddio! Aia! Madonna, che botta! No, minchia, questo fa malissimo. Proviamo! Non ha sentito nulla. E mi ha colpito. Non ho compresse! Oh no! Fanculo? Ha detto fanculo? Cazzo. Doveva morire? Oh no. Pure! Come? Allora. E il mio amico è morto, sì? Adesso, vabbè. Ora che so che si può rushare fino a là, di sicuro non sto lì a... faccio così. Faccio così. Ha scattato leggermente il gioco. Via, 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 via. Salve. Sei stato bravo ad arrivare fin qui. Sei un shinobi valoroso per un errante. Devo proteggere. Se fallisco. Unisci. Ascoltami. Io mi chiamo Gensai Nogami. Ho lottato con gli Shin. Ma non ho preso questa carne. Porca puttana! Cazzo! Porca puttana! Cosa fa? Oddio! No!
Madonna, ragazzi, ma... Ma... in realtà è il... È il boss che viene... Aiuto divino. Ma porca puttana, porca puttana. Ho sbagliato. Quel bastardo del boss ha guardato me. Io avrei ucciso anche tutti i minion come prima. Adesso... È che non riesco a capire tante volte come si muove e... Ed è un problema. Allora, facciamo pulizia. Come dovrebbe essere giusto. Beh, ma... Ma mi ha visto anche il ciccione. Che palle, mi ha colpito lo stesso. La Madonna. E porco Dio, porco! Minchia, quanti ce n'è? Quanto corre! Cazzo, è ciccione! Aiuto! Prega i sassi. Allora. Con calma. Oh no. Credo di aver perso l'agro. Merda. Stato bravo. Sì, 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 sta arrivando. Ascoltami. Io mi chiamo Gensai Nogami. Ho lottato con gli Akira quando hanno preso questa terra. Attaccarlo? Bravissimo! Merda! Oh mio Dio! Non posso schivarlo? O devo saltare? Devo saltare, cazzo. Ciao.
Merda. Merda. Cazzo. Se la spazzata si salta, giusto? E la presa devo saltargli in testa. Ma io mi cago sotto, Chaos. È quello il punto. È tutto lì il problema. Mi cago sotto di sto bastardo. Lì non posso salire. Devo per forza sempre affrontare il piccolo pezzettino di merda che c'è qua. Che in realtà... Ok. Si corre, cazzo, si corre! Devo cercare di non prendere danni e di riuscire a curarmi il meno possibile durante la fase di pulizia minion. Cosa? Ma dai! Cosa avevo detto io? Non hai modo di contrattaccare, ecco. Perfetto. Certo che potevano metterne qualcuno in più di minion qui, eh. Nope. 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 Allora, il piano è questo. Adesso vado a mangiare qualcosa, mi riposo e dopo riprendiamo. Perché tanto adesso sto prendendo il nervoso, è inutile che ci vado addosso. Ci riproviamo dopo, ragazzi. A dopo.